Leader della Lega, allora, Bossi, che cosa dice? Irride alla vicenda e rivolge un appello ai padani. Sentiamo Renato Androlassi. Ci ho detto nell'altra intervista, stanno danneggiando la figura della padana. Non ci fermeremo perché siamo in grado di combattere la lupa. Forza Unione contro la vecchia Roma ladrona, ed ora non ci serve, come ripeto, il popolo padano è un popolo di chiavettieri, è un popolo che non si ferma davanti a niente, e non possiamo permettere che la gente che lavora contro la Lega non ci permette di fare questo disegno di legge che ho presentato in Camera per liberalizzare la patana, e noi ci serve, abbiamo deciso di combattere contro questi lupi. È un intervento necessario a far sì che comunque noi possiamo vincere e sconfiggere questi vecchi in questo Parlamento. Vogliamo sapere come il candidato Bossi tende a dirci come fare per sciacquare la patana. Noi ci teniamo, siccome siamo dell'Unione Europea, abbiamo tutto il diritto di dirgli che dobbiamo avere delle garanzie sullo sciacquo delle patane, ed anche qui presente Silvio Berlusconi deve garantirci l'uso frequente delle patane, perché noi ne abbiamo il diritto. Non possiamo pagare le tasse per avere delle patane sporche. Noi dobbiamo avere il diritto di decidere e di fare politica, di stare a contatto con le patane. Noi lo vogliamo, è qui presente che si può pigliare tutto quanto per Issen. E non va bene, Bossi ha ragione, lei è soltanto un cazzomuson. Ed ecco, caro Schussen, io sono innocente. Ti ringrazio per aver parlato e per avermi fatto fare una figuraccia, perché a me le patane servono e le voglio tutto per me. Per me è importante, insomma, io sono innocente. In Italia svariate volte si è parlato che io mi fotte e patana, ma dichiaro apertamente in questa sede parlamentare che io non posso permettere chi che sia, e nemmeno a voi tedeschi, di fottermi le patane. Le patane sono mie e non di Bossi. Voi volete sgraffignare le mie patane? E io non permetterò a nessuno di portarmele via, perché voi siete una banda di vecchi. Io sono giovane e per questo che vi dico, andatevene a fanculo tutti. Le patane sono mie e resteranno mie per sempre. Grazie dell'attenzione e arrivederci. E futtitevi patane non mie. Grazie.